Vodafone baratta i lavoratori catanesi con operatori che rispondono da Croazia, Romania, Albania, con la drammatica conseguenza di 597 esuberi su Alma Viva Catania. I sindacati scendono in piazza a fianco dei lavoratori dichiarando lo stato di agitazione. Ci sono molti posti di lavoro a rischio sia interni alla Vodafone che per gli outsourcer, cioè call center, customer care esterni che lavorano su commessa Vodafone, e il rischio delle delocalizzazioni farà in modo che presto molte famiglie catanesi, lavoratori siciliani, catanesi di Catania ma anche di Palermo potrebbero andare prestissimo a casa. A Catania da subito 597 giovani, donne con famiglie che hanno iniziato a costruire un proprio futuro con questo lavoro rischiano di andare a casa per colpa delle delocalizzazioni. Le aziende, le grandi aziende committenti come Vodafone, per delocalizzare, per il dio profitto, lasceranno a casa questi lavoratori. Noi siamo qua per informare i cittadini. Qual è il prossimo passo del sindacato? Quali sono i prossimi movimenti vostri? Allora, lunedì intanto ci sarà un incontro a Roma, un tavolo triangolare, Vodafone, l'azienda e il sindacato, dove si cerca di andare a trovare una soluzione. Ma è giusto che deve intervenire anche il governo italiano, se possiamo dire quale governo, poi lei mi fa la domanda. Ma le istituzioni ci devono stare tutti quanti vicino, non è la lotta del Sinalo, anche le istituzioni, perché una città come Catania che va a perdere tanti posti di lavoro, non è facile andare a trovare un posto qui a Catania, un posto di lavoro. Quindi, ed è giusto, tutti quanti, tutti i sindaci vengono con noi a fare questa lotta. Perché non è giusto buttare 597 famiglie per strada, tra cui nella nostra azienda ci sono marito e moglie, madre e figli. Quindi questa è la situazione, questa è l'Italia.